22 novembre 1963. Muore lo scrittore inglese Aldous Huxley. Nato il 26 luglio 1894, famoso per i suoi romanzi di fantascienza, è duramente criticato per la sperimentazione su se stesso degli effetti di sostanze come la mescalina e l'acido lisergico, che per primo denomina psichedeliche. E allora io adesso le chiederei di dirci. Lei dice c'è la possibilità di una scelta. Secondo lei, non dico quale scelta farà l'umanità, ma secondo lei verso quale scelta ci avviamo? Lei intravede già la possibilità di una scelta? Sì. Naturalmente spero che sceglieremo la parte buona. E per questo è importantissimo di sapere esattamente che cosa accadde in questo momento. Nel passato i progressi tecnici ci hanno preso da sorpresa, non abbiamo previsti le conseguenze, ma questo non è necessario, è completamente possibile, mi pare, prima di vedere che cosa si fa in questo momento e poi prevedere un po' gli sviluppi probabili delle cose che sono già in esistenza. E per me sarebbe importantissimo di convocare ogni 5 anni, diciamo, una specie di consiglio mondiale per considerare quelle i nuove possibilità di influire sull'umanità, e un convegno di uomini di specialità differenti, o uomini politici, medici, psicologi, fisiologi, uomini di religione, uomini di legge anche, e di esaminare i progressi tecnici e scientifici e poi di decidere come si deve utilizzare quei progressi e garantire che quei progressi non saranno utilizzati per il male, ma per il progresso veramente umano della razza umana.